è stato il vescovo di Bergamo Francesco Beschi a chiudere il ciclo Il risveglio della fede, Papa Francesco contro la decadenza dell'Occidente, organizzato dall'associazione Amici di Pensare Cristiano. Ecco il messaggio del vescovo. La rigenerazione che Papa Francesco ci sta prospettando ha le caratteristiche della freschezza. E la freschezza un cristiano la può attingere solamente ritornando al Vangelo. Quindi la prospettiva di un annuncio del Vangelo come annuncio di speranza per tutti gli uomini parte da questa considerazione assolutamente necessaria, di cui peraltro Papa Francesco è un testimone visibile, cioè un ritorno al Vangelo, un ritorno alle sorgenti, un ritorno alle radici. Tutto sommato, appunto, Papa Francesco è il testimone ma anche il promotore di una radicalità della fede che non ha niente a che fare con l'integralismo, ma ha tutto a che fare con le radici. Bisogna andare alle radici della fede per poter attingere linfa che appunto permette una rigenerazione anche di quelle esperienze storiche che forse scontano un po' di stanchezza e che soprattutto in Occidente qualche volta appunto dobbiamo riconoscere. Ecco, credo che questa sia una prospettiva che anche per noi europei diventi una prospettiva di speranza, una prospettiva che mobilita le forze spirituali. Attraverso questa rigenerazione alle radici della fede, lei ha detto, ritroveremo anche i motivi per cui facciamo le cose. È proprio vero, questo discorso delle cose che a un certo punto si sovrappongono ai motivi e nascondono i motivi per cui le facciamo è un discorso che Papa Francesco continuamente ci richiama. In Occidente, in Italia, a Bergamo, dobbiamo riconoscere che non ci mancano risorse, non solo risorse economiche, risorse di esperienza, risorse di generosità, però è importante che le risorse appaiano sempre per quello che sono, cioè dei mezzi, a volte bellissimi, a volte appunto affascinanti, costruiti anche con grande sforzo e generosità. Ma non bisogna mai dimenticare i fini per cui queste risorse si mobilitano. Papa Francesco continua a riproporre i motivi ideali che poi hanno a che fare direttamente con la realtà dell'uomo, cioè l'idealità cristiana non è un'idealità astratta, è un'idealità che prende in considerazione assolutamente senza nessuno sconto il volto singolare di ogni persona umana. Questo fine giustifica veramente allora anche una mobilitazione di mezzi, un utilizzo eticamente riconoscibile dei mezzi di cui disponiamo.